Ok, per molte persone le vacanze o quantomeno il periodo in cui non si potevano allenare è terminato, lo so, ci saranno ancora delle persone che magari faranno delle vacanze più tardi o per vari motivi le palestre non sono ancora riaperte, però la maggior parte delle persone adesso è rientrata. E una delle domande che la maggior parte delle persone si fa, soprattutto quelle che non si sono potute allenare o comunque allenare bene durante questo periodo, è Edo, come faccio a recuperare la massa muscolare persa nel minore tempo possibile. La questione della perdita di massa muscolare l'abbiamo affrontata e abbiamo visto come una persona possa arrivare a perdere fino a tre mesi di risultati in sole due settimane di stop dall'allenamento rimanendo comunque attiva. Quindi una persona che magari non si allenava ma era attiva durante il giorno, in 10-14 giorni, stando alle informazioni scientifiche, finiva per perdere tre mesi di progressi e questo chiaramente giustamente un po' spaventava perché normalmente si pensava che comunque la massa muscolare Rimanesse. Tra l'altro, non mi sono ancora presentato. Il mio nome è Edoardo Baldini, sono qua da lontano 2018 e ho sempre affrontato l'allenamento e lo continuerò a fare per sempre, approcciandomi esclusivamente alle informazioni scientifiche. Ciò significa che qui non parliamo per sentito dire perché qualcosa piaccia a me o perché io abbia delle idee di queste persone qua intellettuali che si inventano le strategie piene online, qui non funziona in questo modo, quella schifezza la lasciamo agli altri. Ecco, cavolo comunque tre mesi di risultati persi. Insomma, magari no, il motivo era semplicemente. Che le fibre più grandi muscolari che sono stimolate dall'allenamento, nel momento in cui non vengono più stimolate, rimangono lì e quindi chiaramente, giustamente, una persona dice: Ok, adesso voglio recuperare la massa muscolare il più velocemente possibile. E cosa c'è da dire? C'è da dire che noi possiamo sfruttare la memoria muscolare, che attenzione, non è come molto spesso viene detto, come molto spesso si pensava in passato, ovvero che durante l'allenamento rimanessero dei mio nuclei, che poi rimanevano anche una volta stoppato l'allenamento e poi riniziavano ad allenarci recuperavamo la massa muscolare non sembrerebbe essere questo il caso in quanto si può recuperare la massa muscolare più velocemente anche senza che vi sia stata aggiunta ma ecco la memoria muscolare sembrerebbe derivare dagli adattamenti neurologici che abbiamo sviluppato precedentemente cosa significa questo significa che tu quando ti alleni oltre chiaramente a stimolare il muscolo da un punto di vista di aumento di massa muscolare educhi anche il corpo nel reclutare le unità motorie quindi praticamente noi iniziamo a fare l'esercizio e abbiamo un grande reclutamento delle unità motorie e quindi un'attivazione delle fibre muscolari mentre chiaramente un neofita, molte persone si ricorderanno in passato quando hanno iniziato ad allenarsi erano un po' tutti non tut molto coordinati ecco sicuramente dopo un po' di tempo si sviluppano questi adattamenti neurologici e una volta che reiniziamo ad allenarci non avremo quelle settimane o quei mesi necessari magari per un neofita ad imparare ad eseguire un esercizio ma partiremo direttamente tre step in avanti rispetto ad un neofita quindi riusciremo a recuperare la massa muscolare più velocemente proprio grazie a questi adattamenti. E chiaramente prima di parlare di allenamento devo anche chiarire l'aspetto alimentazione. In quanto deve andare di pari passo. E i concetti sono due. Tra l'altro, se non ti sei ancora iscritto, se ti iscrivi così, YouTube ti consiglio a tutti questi video e tutti i becchi, sempre le informazioni scientifiche all'ultimo momento. Perché tanto ci sono solo io fra tutti che fa un video al giorno. Sempre approcciato dal punto di vista scientifico. Perché io sto seduto qua e mi faccio gli studi scientifici. e Fra l'altro mi sono appena accorto di non aver acceso le luci le accendo e ritorno infatti mi sembrava che mancasse qualcosa e comunque per quanto riguarda l'alimentazione cosa c'è da dire? c'è da dire che se in questo periodo in cui magari non ti sei allenato hai messo un po' di grasso è buona cosa buttarlo giù quindi pensare a buttarlo giù e poi ripartire con la fase di costruzione di massa muscolare e idealmente per buttare giù grasso il più velocemente possibile una buona cosa da andare a fare è prendere il proprio peso corporeo moltiplicarlo per 20 e assicurarsi di avere almeno 1.6 grammi di proteine per chilo corporeo perdere quello che sei Probabilmente si finirà per perdere un chilo, un chilo e mezzo a settimana e dopodiché ritornare in una fase di costruzione di massa muscolare. Se invece tu non hai messo tanto grasso, mh, probabilmente non nemmeno si vede, puoi già partire dal mantenimento o in una fase ancora meglio di surplus calorico e puoi andare a prendere il tuo peso corporeo, moltiplicarlo per 33 se vuoi rimanere in mantenimento, oppure aggiungere al numero che ti esce moltiplicando il tuo peso per 33 un 250 kcal, sempre assicurandoci di avere almeno 1,6 grammi di proteine per chilo corporeo. Ora per quanto riguarda l'allenamento, quindi chiarito anche l'aspetto alimentazione, l'allenamento dobbiamo parlare di un po' di cose. In quanto non so se è già uscito o uscirà un video in cui spiegherò tutto, però la tematica è questa: se si fanno le cose correttamente, sia la monofrequenza che la multifrequenza vanno bene. Nel senso che andare ad allenare un muscolo una volta a settimana, o più di una volta a settimana, va bene, due o tre volte a settimana, va bene. Il concetto, però, qual è? è che se una persona si crea un programma di allenamento in autonomia e non ha le competenze tali per crearsi un programma in multifrequenza, Meglio che se lo faccia è monofrequenza Perché? Perché il rischio di fare una cavolata Con un programma di multifrequenza Di creare passate il in una vera e propria cagata È veramente alto ed è il motivo per cui La monofrequenza su molti soggetti Funziona molto meglio rispetto a multifrequenza Perché? Perché a multifrequenza Devi veramente avere delle grandi competenze Per riuscirla a creare La monofrequenza lascia un po' più di margini di errore E quindi se vogliamo è più facile Sviarsela anche con qualche errore Ma se il nostro obiettivo è quello di recuperare La massa muscolare il più velocemente possibile, ecco che un programma in multifrequenza, proprio informazioni scientifiche alla mano, ci permette di recuperare la massa muscolare più velocemente proprio perché ci permette di metterla più velocemente e adesso te lo vado a spiegare, però è importante ricordare così almeno una persona parte subito con il piede giusto, che se ti alleni ancora con le schedine brutte come vedi in questo caso qua, con questo foglio sfigato che ti danno in palestra, che te lo segui di giorno in giorno è sempre uguale o ancora peggio, di settimana in settimana è sempre uguale non sai come progredire, non sai come massimizzare le esecuzioni perché il personal trainer in sta lì a rimorchiare con la tipa senza aiutarti. Ho un pacchetto chiamato Scienza Dura che conta ad oggi 38 programmi di allenamento. Un programma di allenamento come vedi qua. Però non è una schedina sfigata come quella che ti ho mostrato. Sono 100 pagine dove di settimana in settimana ti danno tutte le progressioni da andare a fare di giorno in giorno. Per esempio, in questo caso, qua, questo è il primo giorno, ok, come si vede, ora qualcosa si dovrebbe vedere di questo programma qua: full body volume 3.0, che annuncio di servizio, è uscita la nuova versione 4.0. In questo momento è pure scontato. Quindi, per chi vuole, te la vado a prendere. Un programma in multifrequenza che ti fa allenare tutto il corpo, sia in palestra che a casa, in quanto ci sono le alternative. Ed è un programma perfetto per chi voglia recuperare la massa muscolare più velocemente possibile. Po' perché è multifrequenza, ma è fatta bene ci rispetto a tutte le informazioni che adesso noi andremo a vedere. Come vedi, c'è proprio la spiegazione di come andare a massimizzare l'esercizio: il numero di serie, il numero di petizioni, di settimana in settimana, ti dice cosa andare a fare. E quella che vedi in celeste è il video tutorial che ti riporta la propria spiegazione su come andare a massimizzare l'esecuzione. Ne puoi prendere anche solo una, adesso è scontata. Scontato ti costa meno di andarti a mangiare una pizza fuori, lo provi per tre mesi perché ogni programma dura tre mesi, ti rimane il mio supporto a vita e dopodiché ti puoi fare l'upgrade all'intero pacchetto pagando solo la differenza. Io ti lascio la pace di presentazione giù in descrizione e nei commenti. Full body dura volume 4.0 ti darà dei risultati che non hai mai visto. Ora, come abbiamo detto, quindi una persona che si voglia allenare nel modo più ottimale possibile, benché la monofrequenza vada comunque bene all'interno, per esempio di Ascenza dura o programmi monofrequenza per chi le preferisce. Ma ecco, se una persona vuole proprio puntare al massimo, quello che deve andare a fare è andarsi a creare una scheda multifrequenza che attenzione una persona mi potrebbe dire ed io ho già provato le schede multifrequenza su di me non funzionano, non funzionano perché le schede che ti andavano a dare non andavano bene adesso ti spiego, per riuscire ad allenare un muscolo più di una volta a settimana si può fare ma devi innanzitutto assicurarti di non aver accumulato troppo danno muscolare nella prima sessione che si può andare a ripercuotere nella seconda e nella terza sessione, ciò significa che le tue prestazioni nel secondo e nel terzo allenamento saranno impattate negativamente sia dalla fatica che dal danno muscolare dell'allenamento precedente e per riuscire ad ottimizzare questo aspetto qua. Quindi per riuscirci ad allenare nel modo corretto nelle sessioni successive ci sono degli punti che dobbiamo andare a toccare. Punto numero uno non andare a utilizzare ripetizioni troppo alte, nel senso che non c'è nessun bisogno per nessun gruppo muscolare di andare a superare le 10 ripetizioni. Quindi, da 4 a 10 ripetizioni vanno tutte bene. Se vuoi, da 4 a 8 è ancora meglio, nessun muscolo reagisce meglio alle altre ripetizioni, quelle sono cavolate, non provate scientificamente del personal trainer e del sottobosco che si crea nelle palestre dove le persone tramandano le. Loro tradizioni lasciamo perdere queste schifezze, ecco mantieni il numero di ripetizioni basse. Altro aspetto molto importante, cerca di non abusare di esercizi che mettono maggiore enfasi in allungamento. In quanto esercizi che mettono maggiore enfasi in allungamento fanno accumulare più danno muscolare. Quindi, se abbiamo visto che il bicipite cresce molto bene da un esercizio come il pre-cercal, ma il pre-cercal mette maggiore enfasi in allungamento, lo possiamo fare, è fenomenale come esercizio, ma non vogliamo andarne ad abusare. Quindi, non andremo a mettere tutto il nostro volume per le braccia e in particolar modo in questo caso per il bicipite nel pre cut e magari troveremo una via di mezzo come per esempio potrebbe essere un card con il bilanciere che ha comunque un estremo buon esercizio che però mette maggiore enfasi a metà del movimento e quindi crea un po' di meno di danno muscolare stesso discorso potremmo fare per esempio per delle estensioni sopra la testa che mettono maggiore enfasi in allungamento sul tricipite ecco che magari possiamo andare a farci un push down che è anche meglio perché il primo non lavorava il capolungo questo lo lavora che mette maggiore enfasi a metà del movimento e quindi ci permette quantomeno di ottimizzare di non andare a accumulare troppo danno muscolare. Oppure, se devo andare a fare un movimento di spinta per il petto, lo vado a fare. Semplicemente, non ne vado ad abusare. E vado magari ad introdurre un qualcosa che è più una via di mezzo. Come, per esempio, potrebbe essere una pack deck. Vanno entrambi benissimo. Gli esercizi li possiamo andare a fare entrambi. Ma possiamo andare ad ottimizzare. Oppure, vado a fare del movimento di spinta per il petto. So che il petto riesce a produrre la massima forza a metà del movimento. Ecco che magari mi vado a fare una Smith Machine con l'elastico in modo tale che la massima resistenza non sia so più in basso. Basso, ma sia più o meno a metà del movimento dove il petto riesce anche a produrre la massima forza E quindi abbiamo un miglior reclutamento Fra l'altro, piccola aggiunta, è uscito il mio nuovo percorso ipertrofia senza stronzate Se vuoi imparare tutta la parte di allungamento, accorciamento Quella è la cosa giusta per chi voglia invece delle informazioni invece per farsi il programma da solo Terzo punto, assicurati che fra un esercizio e l'altro si vada ad utilizzare un giusto tempo di recupero Nel senso che si vada ad utilizzare almeno due minuti di tempo di recupero Fra una serie e l'altra di un determinato esercizio se andiamo a fare più di una serie allenando e attenzione che adesso parleremo di volume quando tu vado ad utilizzare il giusto tempo di recupero quindi 2-3 minuti di tempo di recupero hai bisogno di molto 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 aiutami anche tu molto meno volume rispetto ai programmi che normalmente vengono dati in palestra dove vengono dati quattro esercizi per gruppo muscolare quattro serie allenanti per ciascun esercizio e una bella insalata di danno muscolare e infiammazione edema con un filino d'olio è un piacere no ecco se andando a fare tutte queste cose correttamente noi se vogliamo andare a Allenare un muscolo tre volte a settimana e lo possiamo andare a fare. Possiamo andarlo a fare per tutti i gruppi muscolari, come per esempio Full Body Duro, volume 3.0. Ecco che noi vogliamo andare a fare dalle 1 alle 3 serie allenanti per gruppo muscolare e possiamo andare a ripetere tutto questo per tre volte a settimana perché, Perché quando stiamo sotto le 4 serie allenanti per gruppo muscolare, noi riusciamo ad elevare la sintesi proteica fino a 48 ore. Che è la cosa che noi vogliamo andare ad avere perché, se io mi alleno il lunedì fino al mercoledì, avrò la sintesi proteica elevata che sappiamo Ciò che ci permette di mettere massa muscolare o di mantenere massa muscolare se siamo in deficit calorico. E dopodiché il danno muscolare che noi andremo ad accumulare se seguiamo tutte le linee guida che ti ho dato adesso, non sarà molto, se ne sarà andato. E io il mercoledì sono pronto per elevare di nuovo la sintesi proteica. Quindi non aspetto molto più tempo senza andare ad elevare la sintesi proteica, ma le elevo subito. Quindi questo è molto intelligente. Se invece la vuoi andare ad allenare un muscolo due volte a settimana, perché comunque ci sta e ho anche in quel caso tanti programmi che permettono di andarlo a fare, come per esempio avanzato: Duro volume 6.0 per i membri di Ascienza Dura, così si ritrovano un po' nell'orientarsi fra i programmi perché comunque sono 38. Anche se c'è il mio supporto, magari una persona dice quale posso andare a puntare. Ecco cosa possiamo andare a fare: possiamo andare a fare fino a 3-5 serie per gruppo muscolare per allenamento. Cosa significa questo? Significa che io alleno il lunedì, facciamo un esempio, il petto, faccio 3-5 serie fatte bene, e dopodiché lo posso riandare ad allenare, per esempio il giovedì o il venerdì. In questo modo, qua, ho accumulato non troppo danno muscolare. La sintesi proteica la vado a rielevare poco dopo, Perfetto, attenzione! Che come abbiamo detto, arrivare al cedimento molto vicino ad esso è fondamentale. Se vuoi andare a stimolare il muscolo, cosa significa? Significa che se tu sei abituato con le schedine sfigate così, ma di nuovo non è colpa tua perché te le danno. Che te vedi una serie per 10 ripetizioni. Se tu fai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne potevi fare altre 20. Ma ti fermi Quella non è una serie proficua da un punto di vista di aumento di massa muscolare. Tu vuoi arrivare al punto dove la serie diventa più lenta in modo involontario. Non perché tu la faccia lenta, è perché diventa in modo volontario. Ecco, se tu ti allena intensamente al cedimento molto vicino adesso è perfetto non è necessario arrivare al cedimento in tutte le serie a patto che però noi ci fermiamo in realtà potremmo fermarci una o due ripetizioni dal cedimento io però come linea generale basandomi sugli studi scientifici e vedendo come la maggior parte delle persone però si allena in linea generale è bene fermarsi al massimo una ripetizione dal cedimento perché mi sono accorto che tante persone non si sanno fermare due ripetizioni dal cedimento e si fermano troppo presto una ripetizione dal cedimento però ci può stare e questo ci permette di nuovo di risparmiare un po' di fatica e di risparmiarci anche un po' di danno muscolare quindi un buon orientamento se una persona deve fare tre serie magari ne va a fare due non al cedimento dove si ferma una e una invece dove va a dare il massimo così si abitua sempre a cosa sia il cedimento e si sa fermare poi se gli dico fermati una ripetizione al cedimento una ripetizione al cedimento perché perché l'ultima ripetizione prima del cedimento è vero che è un po' più proficua rispetto a fermarsi prima ma ci fa accumulare molta più fatica e quindi è buona norma trovare un buon equilibrio anche perché ricordiamoci che ciascuna serie che noi andiamo a fare all'interno di una sessione di allenamento porta meno risultati rispetto alla serie precedente per via proprio dell'accumulo di fatica e quindi se riusciamo ad accumulare un po' meno fatica durante il corso delle nostre serie ti dirà che l'ultimo esercizio, il penultimo esercizio che noi andiamo a fare nelle ultime serie saranno più proficui rispetto a quanto sarebbero se fossimo arrivati sempre al cedimento. È una tematica un po' più avanzata però te la volevo dire giusto per una completezza e piacere personale perché ti voglio dare proprio le informazioni al massimo. Se ti alleni una volta a settimana per gruppo muscolare puoi arrivare fino a... 6 serie per gruppo muscolare e poi di ad allenare la settimana successiva. Detto ciò, non mi resta che ricordarti che con queste schedine qua basta. Ormai inizia la nuova praticamente stagione di allenamento con settembre e quindi è bene iniziare a fare le cose sul serio. Veramente è uscito full body duro, volume 4.0, tre allenamenti a settimana, palestra o casa per tutte le esigenze, si fa sul serio, si richiede il cedimento, si viene sfruttato tutte le informazioni che ci ho dato, che rispettano proprio le ultimissime informazioni scientifiche. Se accedi a una scienza dura, te le prendi tutti e 38 e ti dico. Io la sequenza dei programmi migliore per te. Se ne vuoi provare solo uno, ti piace così ottieni risultati e poi ti fa l'upgrade. Lo puoi prendere se prendi Full Body Duro volume 4.0 c'è anche lo sconto adesso. Ma ti puoi prendere qualsiasi altro programma di ascensione dura che va dai 3 fino a 7 giorni a metà settimana per la palestra, per la casa, dal neofita all'avanzato. Ci sono programmi per tutte le esigenze dove ciascun programma, come ho mostrato, non è una schedina sfigata. Sono 100 pagine con tutte le progressioni da andare a fare di settimana in settimana. Ti dà il numero di serie, il numero di petizioni, il tempo di recupero. Ogni esercizio ha un link che ti riporta al proprio video tutorial così veramente sei coperto, la pagina di presentazione te la lascio giù in descrizione nei commenti, ti ricordo anche che è uscito il nuovo percorso ipertrofia senza stronzate che ti spiega invece tutta la parte di selezione degli esercizi migliore qualora ti volessi creare un programma in autonomia, però volessi evitare di avere esercizi ridondanti, volessi comprendere come allenare bene un muscolo anche quello è in giù in descrizione nei commenti siamo in lancio e quindi è scontato anche quello per qualsiasi domanda sui miei percorsi, su come funzionassero se potessi fare per te qual è il miglior programma di allenamento nella tua situazione, numero WhatsApp ed email risponderanno alessandro e Maddalena a tutte le domande del caso. Sono lì apposta, quindi fateli. e noi come sempre ci vediamo. Tutti cenno a luna, sempre su questo canale. Ciao a tutti. Peace.